Ringrazio per essere con noi il direttore sportivo del Rocella, Francesco Curtale. Direttore, buonasera. Buonasera a voi, buonasera. Allora, direttore, col Sant'Agata era andata meglio. Diciamo che oggi il Cittanova ha iniziato la risalita. Cosa non ha funzionato in questa giornata? Cosa non ha funzionato? Non ha funzionato che nella prima mezz'ora penso che se fossimo stati in vantaggio non avremmo rubato nulla. Abbiamo sbagliato due gol clamorosi davanti al portiere e poi alla fine un tiro del Cittanova ha portato la squadra ospite in vantaggio. Nel secondo tempo una squadra esperta come il Cittanova era normale che riuscisse con un po' di esperienza, un po' di falli tattici, un po' di perdere tempo a portare i tre punti anche a casa. Quindi bisogna dare merito al Cittanova, demerito a noi, perché ripeto, nella prima mezz'ora sullo 0-0 abbiamo sbagliato due gol clamorosi che secondo me potevano indirizzare la partita in un modo diverso. Invece abbiamo peccato davanti alla porta e questo secondo me ci è costata l'intera partita, perché sapevamo che poi una squadra come il Cittanova se va in vantaggio agli uomini per gestirla fino alla fine. Questo è il dazio che si rischia di pagare con una squadra giovane, diciamo pro e contro, e quindi le chiedo se ci sono in settimana degli innesti previsti anche di esperienza, perché a me qualche spiffero è arrivato di alcuni giocatori che potrebbero vestire nuovamente in Amaranto. Lei mi può confermare questo? Sì, già è arrivato Rocco Minici, che è entrato al secondo tempo e ora in settimana faremo arrivare qualche altro giocatore. Over. Ciao mister, saluto in diretta il mister della Cittanovese. E quindi abbiamo fatto arrivare Rocco Minici, come sapevi, e martedì penso ancora bisogna chiudere ufficialmente, penso che si aggreghi pure un altro giocatore sempre della nostra zona, che ha esperienza in Serie D e che ha accettato con piacere la mia richiesta di venire a darci una mano. Io però ne so di due, se mi autorizza, sì. Io provo a dirli. Sì. Perché a me risulta, il portiere Pellegrino, ne abbiamo parlato venerdì in trasmissione con Antonio Raso, a me risulta che potrebbero arrivare a dare manforte al vostro progetto Matteo Carbone e Gianni Libri. E può darsi che uno dei due. Uno dei due. Uno dei due. Ok, vabbè, io ovviamente ci ho provato, però insomma, e questo comunque evidenzia, direttore, che effettivamente serve un po' più di esperienza e di malizia, perché che Rocella in categoria ci può stare, lo avete già dimostrato anche col filotto di tre risultati positivi, 4 in 5 partite precedentemente, uno di quelli negativi era contro il Messina, per cui appunto basterà questo per salvarsi in un campionato che, come dicevo con il vicepresidente Mamone, lo chiedo anche a lei, è molto difficile da leggere a causa di questi continui anche repentini rinvii. Pensavo proprio al Castrovillari, che si è ritrovato a 48 ore dalla partita fermo. Ecco, come si fa anche ad approcciare le partite con una classifica che in realtà rischia di raccontare poco di vero? Ma già lo avevamo forse accennato con te qualche settimana fa, mi ero permesso di dire che il campionato è un po', tra virgolette, mettiamolo, se no sembra che faccio polemica, ma l'avevo detto pure dopo una nostra vittoria, un po' falsato, perché giocare, fermarsi, ripartire, squadre che giocano, squadre che non giocano, squadre che si ritrovano a recuperare poi tre partite in un momento del campionato dove possono, tra virgolette, a tavolino decidere qual è il risultato migliore, secondo me non è il massimo. Però la situazione è questa. Se dobbiamo continuare in questo modo continuiamo, però sicuramente non è che il massimo della correttezza, tra virgolette, come campionato. Bene, direttore, io la ringrazio per la consueta disponibilità e insomma in bocca al lupo. Grazie a voi, Pepi, grazie sempre a voi.